Con la BMW X7, la casa dell'Elica ha completato la sua gamba verso l'alto. La BMW è pioniera nel fortunato ed ormai irrinunciabile settore delle Sport Utility Vehicle, di tipo prevalentemente stradale, tanto da coniare il termine di SAV, ovvero Sport Activity Vehicle, ed il maggior sforzo in quest'ultimo anno nel proporre nuove ed inedite vetture ha avuto proprio in questo settore il maggior numero di uscite. Con questa nuova proposta, BMW aumenta la sua presenza nel settore luxury. Finora è saldamente in mano all'elegante ed ipertecnologico berlinone Serie 7. Ovviamente, la nuova domanda nel settore luxury non poteva rimanere senza risposta, visto che i principali competitor hanno già da tempo presidiato il settore con le Mercedes GLS, le Audi Q7, la Cadillac Escalade, ma anche la Tesla Model X e la Range Rover Velar. Certo, per le nostre strade le già voluminose X5 ed X6 riempiono spazi notevoli, ma nel mercato globale la tradizionale domanda statunitense e le crescenti aspettative dei mercati cinesi e russi imponevano a BMW di proporsi con una SUV di segmento F, luxury. BMW ha risposto a suo modo. La X7 è sì un SUV, anzi una SAV full size, ma anche full BMW. I 5 metri e 15 di lunghezza, 2 metri di larghezza e 1,80 m di altezza sono dissimulati in una linea slanciata ed equilibrata che punta sull'eleganza d'insieme ma senza rinunciare ad un tocco di sportività. La nuova forma del doppio rene, eccezionalmente grande ma dalla forma non dissimile dall'ultima X5, rende il frontale prominente ed insieme al gioco di volumi e linee conferiscono alla X7 autorevolezza e senso di presenza. A questo contribuisce la inedita presenza di elementi cromati che, oltre a suggerire eleganza e lusso, contribuiscono a sottolineare lo stacco dei volumi, come si nota bene nel posteriore, con il tetto lievemente spiovente ed il portellone a due sezioni. I proiettori a laser, optional, realmente irrinunciabile, e le sottili luci a LED fanno il paio con le grandi ruote da 20 pollici di serie, che possono arrivare a 22 pollici a seconda dell'allestimento, e completano l'opera di scambio tra dinamismo e maestosità. Stesso trattamento per gli interni, in cui il tipico rigore stilistico della casa di Monaco si sposa con la ricchezza di elementi stilistici e tecnologici, senza però apparire opulenta. Il posto guida è una vera e propria centrale di comando, a cui i tecnici BMW hanno lavorato per rendere agevole e di facile gestione la gran quantità di funzioni, senza mai togliere il focus dal principale obiettivo, ovvero il piacere di guida. Il Live Cockpit Professional Standard è composto da due display, entrambi da 12 pollici, per la strumentazione digitale ed il monitor centrale. Il controllo è affidato all'iDrive insieme ai controlli gestuali e vocali personalizzabili. L'abitabilità è regale, con la terza fila di poltrone che offre uno spazio tutt'altro che di fortuna. La BMW X7 è fornita già di serie con finiture in pelle vernasca, con tutti i sedili regolabili elettricamente, il climatizzatore automatico a 4 zone ed il tetto panoramico in vetro a 3 sezioni, con illuminazione d'ambiente con più opzioni di mood. Ovviamente la lista di optional è lunga quanto un'enciclopedia e di fatto permette di renderla ancora più esclusiva ed appagante. Quindi, ad esempio, il già eccellente sistema di infotainment di serie può essere arricchito dall'audio system surround Diamond Bowers & Wilkins, comprensivo di sistema di intrattenimento per i sedili posteriori, giusto per chi volesse andare in giro immerso in una sala concerti.
Dal punto di vista tecnico, si parte dalla piattaforma modulare Clar, che include parti in alluminio, acciaio ad alta resistenza e fibra di carbonio, andando a completare il quadro con il meglio di quanto la tecnologia BMW possa offrire, a partire dalle sospensioni pneumatiche a controllo elettronico di serie, l'ultima versione del sistema di trazione X-Drive con elettronica di gestione attiva sulle quattro ruote ed il cambio Steptronic 8 rapporti, ovviamente anche questo di serie. Anche qui non mancano importanti optional come le quattro ruote sterzanti dell'Integral Active Steering ed il pacchetto off-road con modalità di guida selezionabili a seconda del terreno. Al momento del lancio, la gamma di motori, tutta Euro 6 D-Temp, è composta da due 6 cilindri in linea diesel da 340 cavalli per la BMW X7 X-Drive 40i e da 400 cavalli per la BMW X7 M50D e da un'unità a benzina da 340 cavalli per la BMW X7 X-Drive 40i, mentre la top di gamma X7 X-Drive 50i con il vuoto a benzina da 462 cavalli non sarà disponibile in Europa. Le BMW X7 saranno prodotte dalla fine del 2018 negli Stati Uniti, nello stabilimento di Spartanburg in South Carolina, e sarà presentata nei primi mesi del 2019.